Salve a tutti, bentornati al mio canale. Video veloce, ormai si va un po' sull'ordinazione. Un mio paziente amico mi ha richiesto un video sul DEA, ma gli ho detto ormai c'è scritto di tutto e di più, e anche da persone molto più competenti di me, insomma. Però mi ha chiesto la cortesia. Allora, due parole sul DEA, ormone per me interessantissimo, indispensabile a mio parere in quella che era una integrazione, un approccio anti-aging nel paziente, anche skin aging, perché vedremo che è presente anche nella pelle. Purtroppo in Italia non prescrivibile, forse neanche consigliabile. Molecola interessantissima, prodotta dal corticosurrene, ma anche dalle gonadi, quindi testicolo ovaie, dalla pelle e nel cervello. Quindi è chiaro che se è prodotto in questi organi, ne è indispensabile la sua presenza nelle giuste quantità. A livello cerebrale ci sono recettori per il DEA, è un neuromodulatore, chiamato un tempo l'ormone motivatore, proprio perché agisce su tantissimi recettori cerebrali. Non sono neurobiologo, quindi meglio che non parlo. Sicuramente sui recettori GABA, dell'acido butirico, di tutti quegli network cerebrali che servono a modulare l'attività cerebrale, quindi accelerare o rallentare quella che è la comunicazione intercellulare a livello cerebrale, responsabile poi di emozioni, sensazioni, motivazione e l'interfacciarsi col mondo esterno. Quindi molecola importantissima, chiamata anche la fontana della giovinezza, perché non è che ci mantiene giovani, però sicuramente aiuta il nostro organismo a preservare alcune caratteristiche. Innanzitutto è un precursore del testosterone e degli estrogeni, quindi già capiamo quanto sia importante la sua supplementazione quando iniziamo ad andare incontro a quei processi di menopausa o, non si dice andropausa, e io lo dico perché è un termine che è conosciuto, in cui il nostro sistema ormonale va incontro a quella che è l'ormonosenescenza. Quindi l'integrazione DEA è molto interessante. Abbiamo capito quanto sia presente a livello delle gonadi, come una sua trasformazione dia luogo poi al testosterone e agli estrogeni. Nella catena ricordiamo che dal colesterolo a livello mitocondriale si ha la produzione di pregnenolone, che poi mi può diventare progesterone, mi può diventare 17 idrossipregnenolone, che a sua volta mi può diventare un 17 idrossiprogesterone, o può diventarmi il 17 idrossipregnenolone DEA, diido epiandrosterone, che poi viene convertito in androstenedione prendendo la strada del testosterone e degli estrogeni. Vie complesse che nel tempo, poi studiandole, guardandole, piano piano si prende dimestichezza, si interfacciano perché poi sono interconnessioni. Un ormone può prendere varie vie, anzi, su questo attenzione, perché io posso integrare il DEA con la finalità di aumentare il mio testosterone, perché ne è precursore, e magari nel mio stato enzimatico prende la sintesi degli estrogeni. Quindi paradossalmente mi trovo un testosterone che non si alza, e gli estrogeni che si alzano, dando magari anche problematiche di libido, di ritenzione di liquidi, di ginecomastia. Quindi anche una banale integrazione di DEA potrebbe portarmi problemi. Ecco perché l'integrazione va comunque consigliata e assistita da un medico competente nell'argomento, con analisi pre e poste per capire se ci sono dei percorsi non voluti di trasformazione della molecola. Sulla pelle è importante, dà veramente una sensazione di pelle più liscia, più lucente, perché il DEA va a agire sui tessuti collageni e poi è prodotto dalla pelle. Noi dobbiamo sempre ragionare se una molecola è prodotta in una parte del nostro organismo, lì ha una funzione importante, e su questo si ragiona in maniera molto semplice. Quindi sicuramente le creme a base di DEA possono essere utili in quella che è la terapia skin aging. Cosa dire di altro? Ma diciamo le cose più importanti sono queste, e per dosarlo prelevo del sangue. Esistono due forme, il DEA, che è la forma che però viene metabolizzata immediatamente, 2 o 3 ore. Allora è bene dosare il DEA S, la forma solfata, che è un po' lo stoccaggio nel nostro organismo. Effettivamente è la quantità che noi abbiamo all'interno e che poi viene chiaramente rilasciata dalle nostre cellule competenti quando vi è la necessità. Esistono altre forme, il 17 chetodea, che è una, diciamo, forma di DEA che per le sue caratteristiche non viene trasformata in estrogeni e in testosterone. Quindi la finalità in quel caso è quella solo di utilizzare anche l'azione neuromodulatoria, che di sostegno e trofica, che il DEA può avere a livello cerebrale senza le conseguenze, magari come vi ho detto prima, negative di trasformazioni in estrogeni, cosa non voluta dall'uomo ma anche dalla donna, perché una dominanza estrogenica è sicuramente portatrice di tantissimi problemi sia in premenopausa che in menopausa.
C'è da dire tantissimo, anch'io ho da ascoltare tantissimo su questi argomenti, per cui cerco di informarmi quotidianamente. Con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la fiducia, l'attenzione che mi onora e vi auguro una buona giornata.